sono stati i consiglieri Francesco Romizzi Arezzo in Comune e Massimo Ricci Movimento 5 Stelle a portare in Consiglio Comunale la questione relativa al rischio di un aumento del costo dell'acqua, alla luce dell'esito della recente conferenza dell'Autorità Idrica Toscana, nella quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario e la proroga della concessione relativa al servizio idrico a Nuove Acque di 2 anni fino al 2026. Gli incrementi tariffari già previsti e già vigenti subiranno di fatto una riduzione. Una riduzione del 10% di fatto, passando dal 5% annuo nei prossimi 4 anni al 4,5%. Quindi quello che abbiamo deliberato è sicuramente, come dire, una delibera che assume indirizzi positivi per i cittadini. Perché comunque una modesta riduzione, seppur modesta, ribadisco, comunque ci sarà. Quindi non c'è un incremento tariffario ulteriore rispetto a quello già comunque vigente.